Ora gli spettacoli dopo il doppio sold out alla Gran Guardia di Verona. Arriva domenica 22 al Sociale di Mantova la Turandot Dancing Queen. In due atti, come quelle opere liriche da adulti, ma dalla voce tutt'altro che stantia. È un appuntamento a misura di giovani, quello in programma, per domenica 22 al Sociale di Mantova. Arriva con una doppia data, tutta esaurita, la Gran Guardia di Verona, Turandot Dancing Queen. A scriverla due insegnanti motivati alla divulgazione del teatro a famiglie e, come detto, giovani. Fiaba di Gozzi e opera di Puccini, sì, ambientazioni esotiche confermate, ma piglio decisamente eclettico. Turandot Dancing Queen è proprio un flusso continuo di musica che continua a evolvere e mutare. Passa dal pop rock al rap, ma anche da tanta dance elettronica e progressive sinfonico, ma non manca addirittura anche il reggaeton, quindi è proprio una continua sorpresa. Siamo qui per dissacrare, non è una provocazione contro la musica classica, ci piace troppo. Quello che ci piace è però dare nuova vita. E ricordiamoci che i grandi autori c'è stato un momento in cui erano contemporanei. Allora noi non so se siamo grandi, però siamo vivi, quello sì. Far andare a casa le persone contente, però con una riflessione profonda, quindi ci saranno anche dei momenti un po' più intensi e quindi anche emozionare le persone raccontando una storia e rivelando il segreto, che è il mio brano, che spero apprezzerete e spero ascolterete domenica. A partecipare all'organizzazione il Comune di Mantova. Noi vogliamo che i ragazzi tornino a teatro, vogliamo che i ragazzi vedano che ci esistono altri ragazzi giovani, protagonisti di uno spettacolo che nonostante porti sul palcoscenico un'opera classica, è interpretata e reinterpretata da ragazzi giovani con una musica assolutamente pop. Biglietti in vendita su O Events, previste formule scontate per ragazzi e famiglie intere.